Ciao a Ciao! tutti. Allora, oggi siamo qui per rispondere ad alcune domande che abbiamo racimolato nel corso di questo primo mese di YouTube. Alla prima domanda, forse la più gettonata, E come ci siamo conosciuti? è come ci siamo conosciuti. Ah, noi ci siamo conosciuti nel lontano, no, non tanto lontano, Beh, neanche tanto vicino. 2015. Siamo insieme da circa settembre 2015. Diciamo Sì. che abbiamo fissato come data il 26 settembre, Così. Inizia però in realtà diciamo che la frequentazione effettiva dal 31 agosto. Cioè no, aspetta, non 31 è il agosto, 31 luglio. 31 luglio. Vabbè, 31 luglio, no, sì, è vero, 31 luglio sì, siamo. ci siamo cominciati a frequentare, ecco, diciamo così. E poi piano piano, allora io come data ufficiale ho il 14 settembre, perché praticamente è il giorno in cui ho conosciuto la madre, quindi più serio di portarmi a casa tua a conoscere tua madre? Non potevo farti dormire in albergo. Beh, io ti avrei fatto dormire in albergo senza problemi. Io no. Vabbè, comunque per me quella è la data effettiva, perché tu non è che porti, almeno mi auguro, tu non abbia portato tutte le sprovvedute con cui ti sei visto a casa così No, dopo un mese. tutte no. Comunque, a parte gli scherzi, ormai siamo sposati, abbiamo due bambini. Sì. Però sì, diciamo che stiamo insieme effettivamente da settembre 2015 e siamo andati a convivere. Nel 2018. Allora, questo è il video che metterà fine alla nostra relazione. Aspetta, no, aspetta. Nel 2019, nel 2015, nel 2000 abbiamo fatto un anno di rapporto a distanza, su per giù. Siamo andati a convivere a metà novembre 2016, Ho detto. a 2018, Perché nel 2000, no, nel perché nel 2018 18 già stavamo qua, sì, già stavamo a Tor eravamo Vaiano, qua, stavamo in affitto qua a Tor sì, noi Vaiano. abbiamo fatto praticamente i primi 2 o 3 mesi di convivenza a casa dei suoi, perché Sì. la madre lavorava fuori casa, e il Papà non c'era padre, mai. esatto, sarebbe da farne un video su tuo padre, eh? No, non Tipo, basterebbe un video. non basterebbe un Non video. basterebbe Diciamo che adesso un video. noi è una cosa che ci fa sorridere, però in realtà il padre di Fabrizio non c'è più, quindi non è carino, ecco. Ma si è goduto la vita. Sì, praticamente sì. Quindi lui comunque non c'era. E i primi 2 o 3 mesi abbiamo convissuto a casa loro, però è diverso vivere a casa dei tuoi suoceri rispetto a vivere in una casa tua. Quindi piccola, ma Piccola ma confortevole comunque. sì, confortevole, soprattutto nostra, quindi abbiamo preso in affitto la nostra prima casa a febbraio del 2017. Ci siamo Anche rimasti fino a giugno del 2018, quando poi abbiamo deciso di comprare questa casa. E ci siamo stati benissimo, la rimpiangiamo tantissimo. Diciamo sempre che se fosse stata leggermente più grande, perché era proprio un bilocale, era diciamo. 45 metri quadri, era Sì, c'era questo piccolina. ingressino con l'angolo cottura in muratura, un bagno, un piccolo terrazzino dove avevamo la lavatrice e la camera da letto dove non c'era nemmeno un armadio, praticamente, nemmeno un Il letto era una comodino. piazza e mezza, Una proprio piazza e piccolo. mezza, ma era tutta la stanza. Ci siamo trovati benissimo. Eppure ci abbiamo mangiato in 15 dentro quella Abbiamo casa. fatto il nostro primo pranzo con gli amici Sì, là un dentro. 15. Cioè, uno mangiava praticamente in bagno, A uno in ferro di camera da cavallo, sì, a ferro di letto. cavallo, partivamo dal salone e Sì. finivamo in camera da letto. Sì, Perché... è vero, è vero. Però siamo stati molto bene. È stato il primo approccio nella convivenza Sì, anche vera. per vedere un attimo se funzionavamo insieme. Sì, spoiler. Alert, sì. Sì, il discorso è che comunque quando si hanno delle storie a distanza è diverso da essere fidanzati normalmente, perché tu comunque quando ti vedi stai un bel po' di tempo insieme, di solito o a casa di uno o a casa dell'altro. Di conseguenza non è stata così una novità la convivenza, se non che dovevo essere io a lavarti i vestiti, io a cucinare, io a stirare, io a pulire. Cioè l'unica differenza è che ti devi prendere cura del tuo compagno. Però noi ci dividiamo le cose a metà. Io sporco, tu pulisci. Sì, esatto, sì. Questo è il... Vabbè, comunque. Poi imparerete a conoscerlo Fabrizio, lui ne ha sempre una per ogni situazione. Però vabbè, no, a parte gli scherzi, alla fine è uno che collabora molto. Potrebbe fare di più, però Come a scuola. sì, esatto, è intelligente ma non si applica, esatto. Potrebbe fare di più, però devo anche spezzare una lancia a favore, Di chi? ecco, a tuo favore.
la legge dei 3 secondi. Quando lavoravo, quindi periodi in cui ho lavorato molto di più, adesso non lavoro, quindi vabbè, ma nel momento in cui lavoravo lui si occupava di tutto. Non bene. Vabbè, non tutto, però. Vabbè, certo, magari non è che si metteva lì a fare le lavatrici. C'è un ospite. Eccola qui. Dai, sta qua un po' vicino a noi, però fa la brava. Opla. E quindi non è che si occupava di tutto, tutto quello che magari arriva a pensare una donna, ecco. Però cucinava, svuotava la stoviglie, se glielo ricordavo, piegava i panni. Preparava l'alice, la faceva mangiare, sistemava l'alice. Esatto, diciamo che il papà lo sa fare molto bene, il casalingo no, non è il suo mestiere. Allora, un'altra domanda che ci fate spesso, che ho letto spesso sotto i nostri video, è che lavoro fa Fabrizio? Vuoi rispondere tu? Allora, la cosa figa è che io in realtà... Sì, di quello che hai detto a me quando ci siamo conosciuti. Che dico a tutti. Esatto. Io sono un conduttore termico di secondo livello, cioè in realtà senza di me... Neanche i vigili del fuoco potrebbero mettere mani sulle caldaie condominiali. Cioè, in realtà fece anche la mia porca figura quando tornando da casetta con BlaBlaCar. Sì, presi BlaBlaCar perché non. All'epoca andava fortissimo BlaBlaCar. Sì, comodissimo. Sì. Spendevi pochissimo. E mi ritrovo in questa macchina dove c'era un. Oltre al guidatore eravamo 4 ragazzi. C'è chi era ingegnere aerospaziale, c'è chi si stava laureando in chirurgia. Un altro mi sembrava, era dottore, mi fa tutto che sei, cioè capirai che e ti sono un conduttore termico di secondo grado, tutti wow, cioè, che e cos'è? Idraulico. Un idraulico. Lui ha un patentino per sì, le caldaie. Sì, l'azienda me l'ha fatto prendere per forza perché serviva. E infatti pure su questa cosa mi ha fregato, tra virgolette, perché quando poi ci si è rotta la caldaia... Solo una volta l'ho riparata. Non è in grado. Siamo rimasti senza acqua calda, ragazzi, non sapete per quanto tempo. Brutto. Una volta si è anche arrabbiato sì, con poi chi è venuto a sistemarla. Comunque, alla fine, lui è un idraulico, ma... Ma no, in realtà sono... Sì, tu lavori come idraulico? Ma io lavoro... Faccio la mano del... No, il contratto mio è da tecnico delle telecomunicazioni. Vabbè, fai l'operaio? Sì, sono l'operaio per una ditta che lavora per Poste Italiane, sì, qui a Roma, la sede centrale. Sono facciamo 12 un po' di... anni? Sì, sono 13 anni ormai. 13 anni, cioè, quindi... Facciamo un po' di tutto, un po' di muratura, idraulica, fabbro, porte, cance, facciamo un po' tutto. Poco di tutto. Praticamente nell'ufficio c'è bisogno di appendere i quadri? Le chiamano. C'è bisogno di dipingere? Le chiamano. C'è bisogno di sistemare una po'... C'è bisogno di cacciare una rondine? Le chiamano. Si rompe un cancello, ti chiamano di notte perché abbiamo la reperibilità. Sì, a settimane alterne praticamente si... Capita. Lavori a Befana, è capitato che lavoravo il primo maggio. Diciamo che è raro lavorare nei giorni festivi, però è successo, come è successo nella famosa nevicata che c'è stata quando nel 2016 a Roma... Che lui con il suo collega abbia dormito proprio lì, onde evitare, insomma, quindi comunque devono tenere. Era pronto intervento. Devono comunque garantire che Poste Italiane sia funzionante. Sì, sia efficiente, dobbiamo essere efficienti. Esatto. Durante il Covid, ovviamente, hanno avuto molta più libertà, tra virgolette. Sì. Ci sono stati un pochino di più a casa, perché se non c'è personale, ci sono meno interventi urgenti da fare. Sì, la rotazione diciamo che si deve mantenere, ecco, anche per evitare di essere contagiati tutti quanti, magari la metà, esatto, la metà. Siamo un 6, non siamo tantissimi, perciò magari 3 stavano a casa, 3 lavoravano, ci alternavamo così. Sì. Cosa che non è successa a me, perché un'altra domanda che mi avete fatto dopo che vi ho parlato del fatto di tornare al lavoro, la maternità eccetera, mi avete chiesto che lavoro faccio io. Allora, io sono arrivata qui facendo la receptionist, quindi lavoravo come receptionist a Piramide, alla CEA, quindi per sarebbe un la CEA cos'è? La CEA tipo l'Enel, sì, in sostanza, che condotti d'acqua, esatto, anche è corrente, energia, sì, sì. E ci ho lavorato tra ACEA e Palazzo dei Congressi di Poste circa quasi 2 anni. Perché non hai fatto un incidente? Sì, poi ho fatto un incidente con la macchina, mi sono licenziata in realtà perché avevo trovato un lavoro più vicino casa che poi si è rivelato un flop totale. E ho iniziato poi a fare la babysitter. L'ho fatta per tanto tempo, 4 anni e mezzo abbondanti.
nel frattempo ha avuto Alice, poi è arrivato Federico. E prima che arrivasse Federico avevo cominciato a lavorare anche da Amazon, quindi lavoravo di sera da di notte da Amazon, pomeriggio da babysitter, ma perché riusciamo ad organizzarci Sì. bene. Era un'altra entrata, è stata una bella esperienza, però poi è finita così. Adesso lavorare con due bambini piccoli, tra cui Federico che è allattato al seno, è abbastanza impegnativo. Per quanto ci siano i nostri suoceri, cioè i miei suoceri, lo sapete che ci aiutano, però comunque in qualche È modo i figli, impegnativo, Federico è abbastanza sì. impegnativo Poi come bambino. comunque Fabrizio torna il pomeriggio verso le 5 a casa, c'è la bambina da prendere a scuola, ci sono 2 volte a settimana i corsi di ginnastica artistica da farle fare. È pure giusto garantire ai bambini una certa serenità, che magari tornare al lavoro e rientrare alle 9 di sera non riuscirebbe, ecco, a farli stare tranquilli. Dovrebbe sobbarcarsi lui di tutto, e comunque un uomo che esce alle 5 di casa la mattina, quindi insomma, fino a che era solo una. Poi Alice è sempre stata una bambina molto 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 collaborativa da piccola. No, sì, no, Dormiva dormiva tanto, tantissimo, dormiva tanto, c'è ma poi salvato giocava da sola, gioca ancora da sola, dobbiamo essere onesti. Le mettevi un cartone, se lo guardava, mangiava, doccia, a letto. Quindi invece lui è molto più impegnativo, per farlo dormire devi uscire a passeggiarlo, devi dondolare. Ma lo attaccato al prendi? Sì, seno. di notte solo con me, ecco. Ancora non abbiamo provato proprio del tutto. Magari vorrei Aspetterei anche un po' prima. intorno ai 6 mesi. Avevo detto a Fabrizio di prendersi una settimana di ferie per cercare di togliere il seno, perché magari così siamo tutti un po' più indipendenti, ecco. Però si vedrà. Un'altra domanda: i miei parti, quindi sia quello di Alice che quello di Federico. Devo dire prima la tua versione del parto? Allora, Di chi, però, aspetta. aneddoto importante da dire su Alice. La gravidanza di Alice noi la cercavamo disperatamente, appena sposati, non vedevamo l'ora. Quindi, vabbè, dopo 6 mesi di tentativi, proprio mirati, quindi Era un tentativi secondo lavoro, è diventato. miratissimi, sì. Ci diciamo, ok, prendiamoci una pausa perché questa gravidanza non arriva, però siamo giovani, insomma, in salute. Forse dobbiamo prenderla con più filosofia. Dopo nemmeno un mese faccio il test di gravidanza, sono incinta, quindi noi contentissimi, felicissimi, ovviamente l'abbiamo detto ai nostri genitori, che poi nemmeno a farla apposta abbiamo scoperto di aspettare Alice e il padre ha scoperto di avere un brutto male. Quindi insomma era anche un sentimento un po' contrastante. Vado al ginecologo e lui mi dice di ripetere le beta dopo una settimana esatta, così senza fare troppi, insomma, troppe tiritere. Vado dopo me. No, sta buono. In sostanza, se le beta avessero superato le 1000, avremmo potuto fare l'ecografia. Faccio le beta dopo una settimana, le prime beta erano 56, le seconde beta erano 77. 70, sì, esatto. Classissimo. Ovviamente chiamo il ginecologo e lui mi dice: guarda Ivana, è inutile che ti faccio venire qui, l'altra volta non abbiamo visto niente, purtroppo è andata così. Ma nella maggior parte dei casi capita che la prima gravidanza non vada in porto, ecco, quindi sei giovane, non ti preoccupare, aspetta il ciclo di te e riprovaci. Ovviamente era San Valentino, eravamo sotto San Valentino, per noi una tramvata allucinante, ci siamo rimasti malissimo, per quanto ovviamente dicessimo a tutti, vabbè, non fa niente, ce l'aspettavamo, ci siamo rimasti malissimo. Abbiamo passato il nostro San Valentino su questo divano a mangiare Sì. McDonald's, sì, e abbiamo detto, vabbè, ci riproveremo, non fa niente, però è successa una sera, dopo circa una settimana dalle beta. Che tengo il cielo, A niente. me non arrivava il ciclo, però dico vabbè, aspettiamo, aspettiamo. E una sera eravamo a letto e dico a Fabrizio di aver sentito un fortissimo odore di fiori. Quindi io ero sicurissima fossero i miei nonni. Non lo so, sai, quelle cose magari che ti vengono lì per lì, pensi, forse è una cosa, un ricordo bello, non so nemmeno spiegarvi perché. Quindi io convintissima che siano stati i miei nonni a darmi questo segno. E dico a Fabrizio: no, io devo rifare le beta, ma le devo fare in un altro centro. Quindi vado il giorno dopo a fare queste beta. Prima avevi fatto il test di gravidanza, prima di fare le beta. Ho fatto il test di gravidanza il giorno dopo. Ho fatto prima il test di gravidanza e Risultavi poi incinta ancora. risultavo incinta di 3 più.
Tant'è che ho cominciato a dire, non è possibile, com'è possibile, non è possibile. Ogni tanto c'è un cambio di posizione, sì, di Federico. Comunque, in sostanza, faccio prima questo test di gravidanza, risulta 3 più, e quindi poi vado a fare queste beta. Il campo ha detto. Ah, non l'ho data. Non è abbastanza. No. Alzati, passeggia. Ok. E queste beta risultano. La chiedo pure lui, Purello. Risultano 7.000 e passa. Quindi io chiamo il ginecologo allarmata. Dio, com'è possibile che le beta sono passate da 70 a 7.000? E lui mi dice: no, vieni subito a visita perché potrebbe essere un'extrauterina. Io nemmeno sapevo cosa significasse. E invece niente, vado a visita, lui mi fa l'ecografia e c'era Alice. Era lì, era nell'utero, era insomma tutto a posto. Quindi probabilmente è stato un errore di laboratorio, che però, cioè, io ricordo che dopo aver scoperto che non ero più incinta, siamo anche andati a mangiare fuori, sì, con una coppia di amici, e io ho mangiato come se non fossi incinta, quindi salumi, cose crude, vabbè. Delle volte magari si fanno anche danni, però non è stato questo il caso. Alice sta benissimo. La gravidanza è stata perfetta. Da Alice, sì. Una gravidanza perfetta. Io ho lavorato fino all'ultimo. Insomma, stavo benissimo. Mi hanno ricoverata a 40 settimane più 6. Io non ero pronta. Cioè, nel senso, non volevo partorire, in sostanza. Anche perché il giorno dopo avevamo un battesimo. Avevamo un battesimo il giorno dopo. Io contentissima, stavamo a mangiare, allora, non niente. Fabrizio ha un problema gravissimo. Odio aspettare. Quindi tutta la gravidanza ci siamo fatti con la cosa di il travaglio. Quando inizia bisogna aspettare, facciamo, andiamo, poi c'era il Covid, quindi non ti fanno entrare le file, le attese, la dilatazione. Quindi lui già era rassegnato a questa cosa. Mi ricoverano un venerdì sera dopo aver fatto un monitoraggio. Io stavo benissimo, avevo la pressione tipo 160, altissima, 180, altissima. Mi ricoverano, ma non avevo niente, e cominciano ad allarmarmi dicendomi tipo: signora, ma la bambina nel monitoraggio non si muove, cioè c'è il battito, tutto bene, però insomma non è un monitoraggio movimentato, ecco. Lì per lì però non è che mi spiegarono chissà che cosa. Dal Grassi, dove dovevo partorire, che è un ospedale qui vicino a Ostia, decidono di trasferirmi al San Camillo, dove c'è terapia intensiva. Io nell'ansia non ho fatto troppe domande, mi ricordo solo di aver chiamato Fabrizio, perché poi mi hanno detto: da ora in poi il tuo compagno ti porta la valigia, non lo vedi più. Quindi io ho cercato di mantenere un po' di contegno, però quando poi ho chiamato Fabrizio sono scoppiata a piangere davanti a tutti. Lui ovviamente, cosa è successo, non lo so, boh, così colì, torna qui a Sorvagliati a prendere le valigie, lo fermano i carabinieri. Sì, la prima volta mi hanno fermato i carabinieri. Sì, e poi ovviamente penso la scusa comune, devo correre perché sta partorendo mia moglie, ma era vero. Quindi lui stava... Non si può, facciamo un tempo. Sì. Vabbè. Tempo che stava tornando a portarmi la valigia, che lo richiamo dicendo: guarda, hanno cambiato idea, mi devi portare tu al San Camillo. Quindi vabbè, mi porta a San Camillo, mi ricoverano, fanno i tamponi, tutto quello che c'era da fare, mi mettono in sala parto, mi inducono il parto quella sera stessa. Hanno fatto 3 tentativi di induzione, ma il parto non si è mai avviato. Ho cominciato qualche contrazione la domenica. Sì, ma dopo 3 giorni in centimetro, dai. Sì, ero dilatata pochissimo, ero distrutta, perché poi... Non mangiavi. Non mi davano da mangiare, non mi davano da bere praticamente, perché c'era sempre il rischio cesareo d'urgenza. C'era mio padre, poverino, che dormiva sotto l'ospedale la venerdì sera. Lui ogni tanto ha dormito anche lui in macchina con mio padre e mio fratello. Quindi c'era un po' di ansia generale, non si sapeva che cosa stava succedendo, perché poi i medici non sono mai trasparenti, ecco. È vero anche che io non facevo chissà quante domande, però nemmeno loro mi dicevano cosa stesse succedendo. Niente, alla fine, dopo 3 giorni, partono le contrazioni, le prime contrazioni. Io mi rifiuto letteralmente. Cioè, ho detto: no, basta, io non mi alzo più dal letto, vedete che dovete fare, non ho intenzione di sopportare ancora. E lo facevano entrare, devo essere onesta, sono stati bravi. Sì, no. Sì, nonostante fosse piena emergenza Covid, non abbiamo avuto problemi da questo punto di vista. E praticamente lunedì mattina è nata Alice alle 10:19,
ti ho fatto la domanda. Ha detto 9:49, esatto. Cioè, già ero pronto. E, stava bene in realtà, è nata dormendo, ma molto frequente nei bambini nati col cesario. L'hanno data, insomma, ci hanno fatto fare il skin to skin in una stanza da soli. Si è anche attaccata, se non che al momento di portarmela in stanza veniamo a scoprire che le hanno scoperto una lieve brachicardia e quindi l'hanno tenuta in terapia intensiva fino alle dimissioni, per circa da lunedì fino al giovedì. Ecco, alla fine sono rimasta soltanto io, Fabrizio sta cercando di farlo addormentare, e cosa che non è successa con la gravidanza di Federico. Come vi ho già accennato, Federico ha avuto una gravidanza totalmente diversa, molto molto più travagliata, ho avuto molti più problemi, sono andata varie volte al pronto soccorso, quindi insomma è stato più problematica la gravidanza in sé. In realtà poi il parto invece è andato benissimo, ho avuto comunque un secondo cesario, questa volta programmato perché mi sono rifiutata di fare il bebek, non volevo proprio provare, però il cesario è andato benissimo. Alice era nata a 3,880 kg per 52 cm. Invece Federico è nato 3,250 kg per 50 cm. Insomma, sta benissimo, tutto bene, i bambini stanno bene, quindi insomma, esperienze normalissime, niente di che. Sì, adesso sta dormendo. E, ne approfittiamo per raccontarvi un aneddoto. Simpatico, eh? Sì, fa molto ridere. Allora, praticamente noi abbiamo deciso di sposarci, io ho deciso di sposarci. Sì. Come tutte le donne, dai, poi diciamo la verità, nel 2017. Nel 2017 me lo sono guardato, erano andati giù dai miei, forse per Pasqua, sì, era primavera, comunque c'era caldo, scendiamo giù dai miei e gli dico, ma perché non passiamo a qualche ristorante, dal prete, vediamo che data disponibile hanno. Le prime date utili erano 2 anni dopo, tant'è che noi ci siamo sposati a settembre 2019. Comunque niente, da guardiamo, vediamo, facciamoci un'idea, abbiamo fissato la data. La prima data era il 26, perché volevamo sposarci il giorno del nostro fidanzamento, solo che poi il ristorante non aveva a disposizione quella data, niente, ci sposiamo il 6 settembre 2019. Il giorno dopo il compleanno tuo, proprio. Esatto, siamo andati il 5 settembre, ci sposiamo il giorno dopo. Quindi passa il primo anno, io già scelgo l'abito da sposa, fissiamo il fotografo, tutta una serie di cose. Arriva il 6 settembre 2018, quindi ho un anno dal matrimonio effettivamente. Io ho da poco fatto l'incidente di cui abbiamo parlato, insomma. Andiamo in una piccola... Sì, una mini vacanza. A Pizzoferrato. A Pizzoferrato, in Abruzzo. Abruzzo. Stava freschi, sì, però. Stava freschi. A una che viene dalle montagne, cioè questo mi ha portato in Abruzzo. Bellissimo l'Abruzzo, ragazzi, no, cioè non vi indignate, è stupendo, bellissimo, però vabbè, mi porta in Abruzzo. Erano mesi che lui mi diceva, ho in mente di farti la proposta, sarà fantastica, e io immaginavo, in realtà non mette niente, io immaginavo, mamma mia, mi farà un flash mob in piazza, non lo so, tipo High School Musical, immaginavo un sacco di cose fighissime, ma anche banalmente mi porta al ristorante, ci saranno tutti i nostri amici vestiti eleganti, vestiti carini, mi porta su una cascata, vabbè, una bella cascata, mi sono fermato là. Premesso, stavamo con i no, ha improvvisato. Futuri, no, stavamo un po' con i nostri futuri insieme alle nozze. Ha improvvisato, ragazzi, ha proprio improvvisato. No, lui aveva questo anello che me l'ha dal 6 settembre. Ho chiesto. Ce l'aveva lì in tasca, praticamente, piccolo. Non mi entrava. Cioè, lui ha preso un anello così perché si è ricordato il primo agosto. No, l'ho preso a metà luglio. Il problema è che ho detto che agosto erano chiusi. E io anche detto, me lo sono pure sposato io uno così, cioè, vi rendete conto? Cioè, vabbè, comunque, questo anello piccolo. Le scalinate, ragazze, che non avete idea. Cioè, così per salire e scendere con le scale. Non ci sta bene niente. Un caldo allucinante. Si sudava l'anima. Non è vero che stava freschi, manco per niente. Non stava bene, però. Benissimo. Lui quella mattina, poi, dovete sapere che Fabrizio, come vi ho accennato, odia aspettare. Cioè, lui deve fare le cose con calma, per quanto... lo riguarda,
ma non vuole aspettare. Quindi se tu ti stai truccando, ma lui è già pronto, comincia tipo: ma ti devi mettere anche il mascara, ma ti metti anche l'eyeliner. Ancora non hai Ma tu finito. lo sai preparare prima, no? Ok, lui è così. Quindi quella mattina io anche un po' infastidita, insomma, me lo deva. Lui si avvicina e mi fa con questo tono: che te devi truccare? Ah, ma che te trucchi? Io, ma che te trucchi? Io mi giro, no, tipo così. Quindi lui mi ha fatto la proposta di matrimonio, che ero sudata mentre camminavo per scendere a sta cacchio di cascata. Sembrava il Joker quello attimo. Dicevo alla mia amica: ma chi me l'ha fatto fare? Ma a me non mi piace camminare, a me manco mi piace la natura. Potevo stare in una spa a quest'ora. Che poi, ragazzi, C'era la spa. sì, abbiamo trovato questo albergo su Groupon. È stata una vacanza indimenticabile. La C'era la piscina spa. C'era un foglio di carta su una porta con scritta scritto appena spa. spa. Oh, ragazzi, c'è l'acqua che cadeva dal controsoffitto, Sì, non dal. sarebbe stata un'esperienza, però dai. Sì, molto divertente. Comunque, lui ha deciso che era quello il momento giusto per farmi la proposta. E quella è la cosa che mi Allora, mi ha sconvolge. portato. Il posto era bello. C'era questa 500 gradini, gradoni perché poi erano alti. C'era questa piazzoletta con questa cascata. Che poi sfiga ha voluto che a settembre la cascata era prosciugata. Cioè, c'era giusto un rigolino Quindi mi ha d'acqua. portato a una fontana, in sostanza, si è inginocchiato su un sasso Sono appunto sasso intero, perché lui le munca. poi lo precisa questa cosa, e mi ha chiesto se volevo sposarlo. A me mi ha fatto una tenerezza porello, perché comunque io lo amo questo uomo per averlo sposato, e gli ho detto pure di sì, però cioè, avrei dovuto guardarlo e dirlo: non ti giro, facciamo finta che non è mai successo niente, ritenta. Infatti poi è diventato. Poi ci ha provato, ah, eravamo già sposati, c'era già Alicia, Alicia aveva forse, doveva fare un anno. Sì. E lui Avevo organizzato organizza, una sì, sorpresa. organizza questa sorpresa bellissima in una spa, se non che lo dice ai nostri amici. Lo dico a Damiano. Damiano, vorrei rifargli la proposta, visto che la prima è andata un po' male. Sì, e com'è che lui ha spoilerato? La sera siamo seduti a cena insieme. Ha detto, ah, ma poi com'è andata Ah la sì, ma poi com'è proposta? andata la proposta? È Corea dov'è? E io tipo: quale proposta? È stato molto divertente, però vabbè, diciamo che noi ci scherziamo, sono cose su cui scherziamo, però effettivamente poi non è Sì, importante. che è stata diversa dal solito, non è stata perfetta. È Allora, stata glielo unica. spieghiamo noi agli uomini che noi vogliamo cose perfette, non diverse, Ah, ma è non è stata vero, unica. non è vero. Allora, l'unica cosa forse che non mi fa tanto digerire questa proposta è che lui non è stato attento a niente, nel senso che io odio la natura, ragazze, cioè a me mi portate in mezzo ai campi, Ma mi odiate, no, stavamo mi là, odiate, se una mi porta in mezzo ai campi dei girasole a fare un picnic è perché te sto proprio sulle palle, cioè proprio mi vuoi dire, io non ti conosco, non so cosa ti piace, poi certo, per carità, una volta ogni tanto mi piace fare cose diverse, però avrei immaginato la mia unica proposta di matrimonio, perché spero di non dovermi mai risposare nella vita, come una cosa un po' più fiabesca. Il nostro matrimonio era la bella bestia, quindi sai, c'era 1500 ci stai in mezzo modi. al bosco, più fresco di quello. Comunque, vabbè, ragazzi, alla C'è anche fine. il padre di Belle, comunque cammina in mezzo al bosco per andare. C'è fiabesco, dai. È uguale, ragazzi. Dai, era Sicuramente, un bel no, ma posto, sicuramente. dai, si sa come sopra Chiara, su. Vabbè, Chiara piange per tutto. Allora, voi sicuramente direte che Fabrizio è stato molto carino, che è un Sì, ma te l'ho cucciolotto. fatta. L'ho dovuto fare. Diciamo che si è sentito un po' costretto. Però vabbè, sì, dai, alla fine non sono queste le cose che Ma contano. sì. Anche perché io ne ho fatte di cose carine per lui. Allora dovete sapere che io ero, i primi tempi mi impegnavo, tipo l'anno prima del matrimonio, io ho scritto 365 bigliettini, con scritto 365 motivi per cui voglio sposarti. La più bella qual era? Ne avrà aperti 50, ragazze. Un po' si è scordato, non mi andava più. Ah, che me ne hai fatto Ne ho fatto anche un un altro, quello altro. l'ho aperto, tutti i venerdì era Era una, sì, una settimana. una settimana l'ho Ti aperto amo tutti, ti perché. amo perché. E invece questo era 365 motivi per cui voglio sposarti. Non ci è arrivato al 365esimo.
Il più bello è stato quello dell'elicotterino. Sì, perché come tutti gli uomini fa l'elicotterino. Vorrei tanto lasciarvi un'immagine qui, ma non posso, mannaggia. Un'altra volta invece, a un San Valentino, io per mesi, ragazzi, mesi, ho contattato gente a caso su Facebook, su qualsiasi piattaforma, chiedendomi di fare una foto al posto in cui vivevano con un bigliettino con scritto Fabrizio Ivana ti ama anche da qui. Ho fatto Tokyo, Parigi, Londra, Svizzera, Ah, questo è bellissimo, Amsterdam. vero? Lui è tornato a casa e io ho fatto trovare tutta la parete della nostra vecchia casa con tutte queste Polaroid, con queste Questa è foto. la roccia. Sì, io mi impegnavo tantissimo. Adesso a San Valentino gli dico: senti, prendimi il Mac e portamelo a casa. Ah, beh, ho fatto cose carine per te. La prima. Non È il play dello scritto. è una cosa carina, non hai fatto niente. Non ho fatto Hai niente. solo pagato. Sempre poco. E là avevo comprato una bella collana che tu neanche metti. Te li metti Allora, questo è a quello banda del che pieno che rotola. questo è quello che intendo quando dico che lui è. Allora, Fabrizio mi fa sempre un sacco di regali, anzi, delle volte sono io a dover dire basta. Ormai abbiamo una famiglia, due bambini, non serve, non spendiamo soldi in cose inutili. Regaliamoci cose che ci servono, regaliamoci una vacanza, regaliamoci Aspirapolvere. un aspirapolvere, cose che vogliamo. Cioè, se a me mi serve un cappotto e tu mi vuoi fare un regalo, comprami un cappotto. Idem. Io faccio conteggio da un po' di anni, però lui ci prova sempre a fare qualche sorpresina. Per lo più delle volte, allora, io non porto, come vedete, cioè porto un braccialetto del mare, ma la fede, non porto orecchini, niente. Questa collana l'ho chiesta io perché volevo una collana con i miei figli, insomma. Lui mi ha regalato bracciali, anelli, orecchini, Orologi. orologi. E io non li metto. Non li metto, ragazzi. Due collane. Cioè, non gli è bastata una, me l'ha regalata l'altra. Quella nella scatolina luminosa. Ah, quella è bella, era bella la scatolina. Era bella. C'ha un senso, Cioè, poi in la, dai. realtà l'ho anche messa, perché poi mi dispiace pure, perché sembro un Non po' sembri. stronzetta. Però gli dico, ma perché devi spendere i soldi per una cosa che io non uso? Cioè, è come se io a Fabrizio regalassi una piastra per capelli. Regalami un mollettone, un attacco sulla pelle. Ah. E qui mi fa troppo ridere, proprio così, anche se gli dico semplicemente mi conosci, prendi tu la pizza che voglio. Va nel panico, dopo 8 anni, tipo... Non va sempre la stessa, quello. Io invece vado sul sicuro, capriccioso calzone col prosciutto cotto, crudo. Sì, comunque no, a parte gli scherzi. Delle volte quando discutiamo, magari io dico, ma cioè, perché andiamo d'accordo? Andiamo d'accordo? Sì. Perché andiamo d'accordo? Perché Non lo ci so, siamo andiamo d'accordo. sposati? Perché ci siamo sposati? Poi lui fa molto ridere comunque. C'ha sempre. Nel mio gruppo di amiche da parto, no, gruppo di amiche di mamme, io ogni tanto caccio qualche perla di saggezza di Fabrizio e loro dicono sempre che lui è il nuovo Dalai Lama. Ti ho fatto vincere pure una gara. Sì, abbiamo fatto una festa delle donne dove c'erano questi presentatori. Fighi. Sono ti spiavo da fuori, ti ho Devo seguito. dire, devo dire. In una di queste gare mi hanno pescata per scrivere tipo cosa vorresti che il tuo ideale ti scrivesse. E io, visto che volevo smorzare un po' la tensione, scrivere tipo, oddio, c'è la luce dei miei occhi, no, ho raccolto in questo mini racconto tutte le frasi che dice mio marito. Una per Mi tutte. dissocio. Più la presa è tonda, più la spinta affonda. Mi dissocio, non so se vuol dissocio. L'importante non è come si batte il... No, non è la grandezza del martello, ma come si batte il chiodo. Una bella senza possono dire. No, sono illegali. Comunque, tutte cose di questa serie. E abbiamo avuto un sacco di applausi, abbiamo vinto. E... Che poi forse avete anche visto qualche spezzone, perché c'era un video forse di Eleonora, non lo so, non mi ricordo. Io ero già incinta di Federico, infatti il mio drink sarebbe dovuto Eleonora.
E niente, vuoi dare anche questa volta qualche perla così da chiudere il video in bellezza? No, però mi viene in mente. Non vedo. Quella dei poveri. Ricordi quando eri povero? Sembra ieri. E invece oggi. E niente ragazze, ve l'ho presentato. Bacio ai muri. Ah, per i romani che magari ci stanno guardando, adesso non so benissimo, so che tante vengono dalla Sicilia, tante vengono anche giù dal sud come me, tipo Benevento, queste zone così, non so bene se ci sono delle romane all'ascolto. Qualcuna sì, tipo Deborah, una che mi ricordo è Deborah, che è la ragazza che ci ha salutato all'Eur. Ah sì. Ok, quindi sappiate che lui ti fa Lazio. E niente, con questo Anche chiudiamo. perché la Non prima squadra apriamo della questo capitale. dibattito. Lui è laziale e niente. Vi salutiamo. Speriamo di avervi, insomma, fatto sorridere in questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao ciao.